Ciao ragazzi, come state? Come vedete finalmente sono riuscita a recuperare i tre Funko Pity Pop della serie delle principesse Disney. Non riuscivo più a trovarli da nessuna parte o comunque li trovo a prezzi fuori di testa. E cioè parliamo anche di 20 euro a pack e quindi anche no, insomma, per quanto mi piacciono però non... Sperperare i soldi in maniera così non mi sembra il caso. Comunque li ho trovati in super offerta sul sito Città del Regalo, dove ci sono tantissime cose super bellissime. Ci sono anche i Disney Tradition, che vi ho fatto un video in passato, tra l'altro appunto acquistati da loro, e veramente trovate di tutto, dai Cuposket ad articoli per il Natale, Disney, Marvel, insomma, vi lascio giù il link poi in descrizione. Questi li ho trovati in offerta a 12 euro, se non ricordo male. Aspettate che ve lo dico immediatamente. 12,90, quindi un prezzo veramente bassissimo, perché di solito li trovavo a un prezzo di base di 14,90, che reputavo già un buon prezzo. Adesso il più delle volte li trovo dai 16 in su. Infatti dovevano uscire, anzi sono usciti almeno su Amazon, quelli della Marvel che appunto vorrei acquistare, però sono a 20 euro l'uno se non di più, quindi insomma per quanto mi piace la Marvel, anche no. Fino a un massimo di 16 euro sono disposta a spendere, ma se prima quelli, i primi che ho preso, cioè quelli dei classici Disney, li ho pagati 14,90 e mi sembrava un buon prezzo, cioè alla fine 4 mini Funko equivalgono al prezzo di uno normale, mettiamola così, oltre i 16 euro, no. Quindi vabbè. Sono stata veramente molto contenta, insomma, di averli trovati tutti e tre, quindi senza... L'altro l'avevo preso, se vi ricordate vi ho lasciato il video. Poi purtroppo, cioè purtroppo, avevo acquistato anche il Funko Pop di Elsa, il 1024, pensando che facesse parte della collezione sempre delle principesse che sto facendo, però non capivo se ne faceva parte, comunque era in promozione a 9,90 e quindi avevo preso anche quello. E in più è uscita questa serie della Disney Grand Jester, che è una serie un pochino più particolare, ecco, i Mini Stitch Mystery, quindi pensavo che ci fosse la scatolina Mystery, quindi mi sarebbe piaciuto fare anche un video con voi aprendo le Mystery Box di Stitch. A 4,90€, quindi insomma un prezzo onesto. Purtroppo però quando mi sono arrivati, allora c'era la scatola del Funko di Elsa, che purtroppo era strappata da una parte, rovinata, e sapete che io da collezionista che sono assolutamente non avrei potuto accettare una cosa simile. Mentre per quanto riguarda quelli di Stitch, ci sono rimasta male, ne avevo acquistati tre, non erano misteri, cioè nel senso si poteva vedere già il personaggio che c'era, e quindi a parte che non mi piacevano, quindi vedendoli così purtroppo su 12 mi sembra che sono da collezionare, e sì, 12 erano quelli che forse mi piacevano di meno, e perciò appunto non essendo mystery come loro lo proponevano, insomma non mi piacevano, perciò li ho resi. Se erano mystery, allora sì, ci stava il fare anche il video con voi, quindi la scoperta, l'attesa di aprire una scatolina e scoprire il personaggio, qua non c'era. Vabbè, bando alle ciance e andiamo ad aprire. Qua anche qui abbiamo tre mystery Funko Pop Inside, appunto come c'è scritto. Al momento, allora, io ho già acquistato... questa serie qui, se non sbaglio, sì, questo con Rapunzel, Merida, Moana, e ho trovato all'interno Elsa, non vorrei sbagliarmi, sì, ho trovato Elsa, quindi ora mi manca da trovare la Belle del live action, che io ancora, ragazzi, non capisco perché mettere lei quando c'era la Belle originale, perché a me sembra veramente la Belle della live action questa, però vabbè. Poi Ariel in versione umana e Anna.
Ok, apriamo questo primo pack con Ariel, Mulan e Tiana. Andiamo ad aprire. Allora, sarebbe bellissimo se già di botta non trovo nessun doppione, cioè li trovo tutti giusti, sarebbe veramente wow. Se no, metterò come la scorsa volta in vendita il personaggio doppio e comprerò quello, come si dice, quello che mi manca. Allora, qua già si aprono. Abbiamo Ariel, la 563. Che bella che è. Adoro Ariel. Eccola qua, con la sua borsettina per andare a raccattare le cose che perdiamo noi in fondo al mar. Molto, molto carina. Poi, bello che ci sia anche la scaffalatura per metterli. Peccato appunto che non tiene niente. Cioè, cascano con un nulla. Poi abbiamo Tiana, la 224. Bello, cioè, ragazzi, niente da dire, sono fatti veramente molto, ma molto bene. Mi piacciono veramente tanto. Mi è capitato magari in qualche negozio, mentre le guardavo, di trovare qualche... Mamma, fine elastichino e il ricciolino. Sì, di trovare qualche difetto in qualche fanco e quindi di lasciarlo lì. Però su questi, devo dire, sono fatti veramente molto bene. Qua abbiamo Mulan, il numero 166. Qua è stato stampato leggermente storto. Se vogliamo proprio essere pignoli a livello esponenziale. Ed eccola lei. Bella. E ora vediamo chi ho trovato. Personaggi mystery. Allora, beh, si capisce già perché c'è l'immagine, quindi ho trovato Anna. Eccola qui, la 119, Anna corona, la corona, coronazione, incorona. Ah, oh, mamma mia, come si dice, ragazzi? L'incoronazione di Anna. Qua è leggermente difettato. Comunque, tra Anna e Elsa, io adoro di più Anna, mi piace di più. Questa non mi fa impazzire, come, cioè, non lo so. Non ha un minimo di collo, l'hanno proprio insaccata la testa del vestito. Ok, proseguiamo. Quindi ci manca Belle e Ariel. Oh, speriamo, speriamo, speriamo in Ariel. Andiamo ad aprire. Ok, io cerco di non spoilerare. Casca tutto. Ok, casca. I personaggi di questa tranche sono Pocahontas, il numero 197, quindi 197. Ho notato che diversi hanno questa sorta di... che non capisco se è stato stampato così o se è proprio rovinato. Vediamo. Sì, fa parte della stampa come se fosse una sbavatura. Non so, magari forse con un po' di acetone potrebbe andare via. Wow, bellissima Pocahontas. Molto, molto bella. Decisamente molto bella. Mettiamola nel secondo scaffale. Poi abbiamo Belle Paesante, cioè Paesana, ecco. La numero 90. Cioè, io adoro le principesse Disney. Poi c'è Jasmine, la numero 326.
Guardate, figli orecchini. No, e questa macchia cos'è? No, mannaggia. E vabbè. Facciamo finta che è un neo. Troviamo la soluzione. Ok, e la mystery è Elsa, che però ho già, quindi la scambierò, cioè la venderò appunto su Vinted per prendermi quella che mi mancherà a sto punto. Andiamo ad aprire l'ultima scatolina. Vabbè, questo ha distrutto tutto, distruggo immediatamente tutto. Non vado a spoilerare. Ok, mettiamo l'altro così li vedete. Prima abbiamo Biancaneve con il numero 339. Mi sembra di dire i numeri per un contest. Voi chi votate? Eccola qua, bellissima. Mi piace che abbiano messo la versione a colore e non quella in bianco e nero. Poi c'è Cenerentola col numero 222. Bellissima. Sì, Cenerentola non lo so perché non è una delle mie principesse preferite. Non lo so. Cioè, bella la sua storia tutto quanto, però non lo so. E poi abbiamo Aurora con numero 325 con il vestito rosa. Molto carina. Veramente molto carina. Ecco, cosa vi avevo detto, ragazzi? Cioè, non pesano niente, non stanno attaccati. Sono una disperazione queste basi. Ok, ultima mystery. Speriamo che non sia un doppione. No, vabbè, ragazzi, indovinate chi ho trovato? Sono super contentissima, ho trovato Ariel col numero 220, bellissima, tra l'altro ce l'ho io, non mi ricordo se ce l'ho, no, non ce l'ho questa versione di Ariel, forse l'ho venduta, vediamo talmente tante, ho tante versioni di Ariel in versione grande, però devo averla venduta forse, eccola qui, comunque, sono molto contenta, andiamo a aprirla, bella, 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 molto, molto bella, quindi sono veramente super, super contentissima. E quindi ora, ragazzi, mi manca quella bella che non mi piace, quindi diciamo è stato proprio anche destino, e la scambierò appunto con, scambierò, venderò insomma con la Elsa, quindi diciamo sono anche di pari rarità perché sono entrambe una su 6. Bene ragazzi, quindi questa è la collezione, forse la metto distesa, ecco qua. Poi vi farò vedere un video quando avrò completato l'intera collezione, magari anche quelli della Marvel, li mettiamo tutti insieme così faccio vedere dove li metto. Che dire, sono veramente molto carine, mi piacciono, non c'è altro da dire, cioè sono veramente belli, sono ben fatti. Preferisco di gran lunga, ecco, questi, diciamo la versione classica, perché diciamo sono col personaggio senza movimento, mettiamo senza particolarità come potrebbero essere le statue dei movie moment, e queste ci sta che siano anche così piccole, che occupano poco spazio e uno anche può farci anche la collezione completa e non gli riempie una parete, sì, forse anche più di una parete di una stanza.
e magari quelle dove ci sono i momenti più particolari realizzarle in versione funk normale o più grande come stanno facendo. Quindi voi cosa ne pensate? Qual è la vostra principessa preferita? State facendo la collezione dei BT Pop? Aspetto i vostri commenti qua sotto. Io vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché ho visto che purtroppo la maggior parte di voi che guardate i miei video e tornate a guardare anche quelli nuovi, purtroppo non è iscritta al canale. Vi ricordo che è gratuita l'iscrizione e a me farebbe solo che tanto tanto piacere. Io vi saluto, vi ringrazio ancora, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!